Ciao ragazzi, sono Mattia, benvenuti in questo nuovo video. Su YouTube già esistono degli video riguardo lo zaino perfetto da videomaker, però a parer mio questi zaini risultano davvero fin troppo pesanti. Questo perché spesso capita a volte che bisogna camminare per ore, magari in una città d'estate oppure in una situazione dove si è in montagna, ed è terribile l'idea di portarsi uno zaino che superi i 10 kg. Infatti in queste situazioni io punto a portare uno zaino che contiene il minimo indispensabile. Oggi infatti vedremo cosa vi consiglio di portare in uno zaino da videomaker molto minimal, che però contiene tutte le cose che vi servono. Iniziamo subito. Una cosa molto importante che in tanti danno per scontato è lo zaino. Infatti su questo articolo io vi consiglierei di non risparmiare, ma di spendere quello che potete. Su Amazon sono presenti un sacco di zaini da videomaker a partire dai 50 euro in su. Chiaramente più sale il prezzo, più la qualità costruttiva migliora. Vi ho consigliato di non risparmiare molto su questo articolo, perché vi ricordo che metterete dentro la vostra attrezzatura, che vale 10 o 20 o 30, anche 50 volte in più dello zaino. Vi lascio a schermo uno zaino che vi consiglio e vi lascio altri zaini nella info nella descrizione. Ora passiamo alla cosa fondamentale secondo me di tutto questo zaino, cioè il corpo macchina con le sue focali. Da qualche settimana questa parte io ho fatto un upgrade, passando da una Panasonic Lumix GH5 a una GH6, e questo è il corpo macchina che mi porto dietro sempre, abbinata a una focale 1260 Panaleica. Speriamo un giorno di avere il 1025, magari quando ci saranno soldini. Se come nel mio caso avete varie lenti, capite cosa portarvi. Voi sicuramente saprete cosa andrete a fare in questa determinata situazione, e quindi vi consiglio di portare delle lenti che saprete che andrete ad utilizzare. È inutile magari portarsi dietro più lenti con il rischio di poi non usarle. Di ogni lente, chiaramente, se siete dei videomaker è obbligatorio portare i vari filtri. Ad esempio io i filtri che utilizzo li lascio sempre montati sull'ottica, dopodiché applico il tappo classico dell'obiettivo sopra i filtri. Invece riguardo alle batterie della macchina fotografica, portate chiaramente quelli che vi servono. Se volete fare riprese aeree o per introdurre la vostra narrazione o anche semplicemente per creare contenuti, vi consiglio di portarvi un drone. Io attualmente, da qualche anno a questa parte, ho questo Mavic Pro, che è un signore anziano, diciamo, nel campo dei droni DJI, però performa ancora bene per quello che sono le mie esigenze. Ad oggi ci sono droni DJI che sono ancora più piccoli e più performanti e molto più leggeri. Di conseguenza andranno a occupare uno spazio minore nello zaino, dandovi anche meno peso sulle spalle. Sicuramente avete una o più batterie per il vostro drone, e vi consiglio di comprare questo astuccio, che ha un costo irrisorio, che però vi permette di imbarcarli negli aerei senza che vi facciano storie. Se volete creare contenuti a 360 gradi, vi consiglio chiaramente di portare una GoPro 360 o una Insta360 con il loro relativo bastone estendibile. Sempre nell'ambito action cam, mi porterei dietro una GoPro o una Insta360, dipende quello che avete. Queste vi verranno comode in varie situazioni, ad esempio spesso li utilizzo per fare contenuti sott'acqua o per fare dei backstage. Solitamente li porto accoppiata con l'head mount o il chest mount. Se ne avrete la possibilità, tutta questa attrezzatura andrà anche caricata. Di conseguenza vi consiglio di comprare un piccolo astuccio portacavi. Io ne utilizzo uno vecchio dove tengo i cavi di ricarica SD, in modo da avere tutto sempre ordinato e organizzato. In certe situazioni però non ho la necessità di portarmi dietro il GoPro, drone e tutte queste cose, ma semplicemente di portare il mio corpo macchina con delle focali. Qua il setup cambierebbe. Sul mio corpo macchina vado ad attaccare questa maniglia della Small Rig, a cui ci attacco il monitor esterno. Questo per me è una manna dal cielo, per il semplice fatto che io sin da quando avevo la GH5 andavo sempre di focus manuale, quindi avere anche uno schermo più grande è un aiuto grandissimo per me. Questo è quello che mi porterei io, ad esempio, in un'escursione in montagna oppure in un weekend zaino in spalla, dove ho la necessità oppure semplicemente la voglia di creare dei contenuti. Tutto ciò senza dovermi spaccare la schiena portandomi uno zaino pesantissimo oppure portandomi attrezzatura extra che poi non vado ad utilizzare. Per questo video, ragazzi, è tutto. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, e lasciatemi un commento se avete dubbi o domande riguardo a quello che ho detto, o se avete anche altri consigli. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!